La cena, un racconto di Silvano Costantino. Sono qui, in giardino, da sola a fumare una maledetta sigaretta. Ho passato la mattinata prima dal parrucchiere e poi dall'estetista. Mi sono messa il vestito più bello che avevo, sono riuscita a prenotare in uno dei ristoranti più rinomati della Riviera. E per cosa? Per finire così. 10 giorni fa ho compiuto 43 anni e lui lo ha ignorato. La settimana scorsa abbiamo fatto 21 anni di matrimonio e lui lo ha ignorato. Pazienza. Sono sicura di una cosa, almeno credo. Alfredo non ha un amante. E allora? Siamo stati felici per anni. Perché adesso questo comportamento? Sembra quasi che mi odi. Sabato scorso sono uscita dal bagno con le sole mutandine addosso e lui non mi ha degnato di uno sguardo. Tutti, colleghi e amici, mi dicono che ho un bel fisico e che sono una bella donna. Per lui invece sono diventata un ectoplasma. Contavo tutto su questa serata. Stava andando tutto bene. Quando giovedì gli ho chiesto se aveva voglia di andare a mangiare fuori il sabato sera, ha detto subito di sì. Sembravo quasi entusiasta. E quando, per essere più sicura, gli ho chiesto: non sentirti obbligato, se non te la senti, andiamo un'altra volta, la sua risposta mi aveva entusiasmata. No, va benissimo. Passiamo una serata spensierata un po' diversa. Seduti al tavolo, ha guardato subito il menù. Ti piacciono le ostriche? Sa benissimo che mi fanno schifo. Lui ne va matto. Sì, va bene. Così per farlo contento le ho mangiate, le ho annegate nel limone e sono riuscite a ingoiarle. Quella è stata l'ultima volta che mi ha rivolto la parola. Ha ingurgitato i ravioli al branzino come se non mangiasse da una vita. Io ho avuto pazienza, ispirandomi a quella che il protagonista di quel bellissimo film ha detto: i buoi sono lenti, ma la terra è paziente. Poi però mi sono rotta e sono riuscita a fumare. Lo guardo da dietro il vetro del terrazzo, continuo a mangiare, non so cosa fare. Butto la sigaretta e tutto il pacchetto nel cestino. Inizio un'orgogliosa battaglia per non far scendere le lacrime che già inondano le mie palpebre. Dico una scemenza al cameriere nella speranza che le lacrime mi si asciughino. Torno al tavolo. Mangiato bene? Ottimo, tu perché non hai mangiato? Mi è passato l'appetito. Hai qualche problema? Mi chiede. Una risposta pepata vuole esplodere da dentro il mio petto. Mi trattengo, forse riesco a recuperare qualche briciola. Non sono io ad avere dei problemi. Hai voglia di litigare? No, voglio sapere cosa hai contro di me. Mi guarda, abbassa la testa. Poco dopo la rialza, sta per parlare. Credo che quello che dirà mi farà male. Non devo piangere. Amo una donna, perlomeno credo. Non ci sono mai andato a letto, giuro, e non potrò mai andarci anche se muoio dalla voglia di farlo. Non avremo mai una relazione, non ti spiego perché, ma penso spesso a lei. Non so cosa dire, mi sembra confuso, mi fa quasi pena. Quanti anni ha questa perla? 22. Potrebbe essere sua figlia. Lo penso, ma non lo dico. Ma come fai ad amarla così se, come dici, non siete mai usciti insieme? E perché credi di amarla? Non ne sei sicuro? Non lo so, mi è entrata nel sangue, non me lo so spiegare. Va bene, devi pagare il conto. Poi domani sarà bene che parliamo un po' del nostro futuro. Questa volta è lui che ha gli occhi pieni di lacrime, capisco. Mi fa pena, cerco di recuperare qualcosa. Ma mi spieghi perché vuoi buttare il nostro matrimonio per inseguire un sogno? Tieni la testa bassa. Io non voglio buttare all'aria niente. Ho solo tanta confusione in testa. Però ti senti in dovere di trattarmi a questo modo? Mi guarda, poi abbassa la testa. Non ti guardare i piedi, ne hai due come tutti. Rispondimi. Hai ragione, scusa. So che mi hai sempre voluto bene, la colpa è mia. Che sono uno stronzo, non riesco a dare un senso alla mia vita. E provare a dargli un senso con me, credi che ne valga la pena?
Mi guarda, si alza, mi abbraccia. Credo di sì. Vado a pagare e poi andiamo a casa. Credo che dovrò stargli sempre vicino, ma siamo sulla strada giusta.